Di Teleapola, benvenuti alla puntata odierna 4 dicembre 2017 dell'obiettivo. Ospite qui accanto a me, inquadrata adesso dalla nostra regia, l'onorevole Liliana ventricelli parlamentare del PD a cui rivolgo il benvenuta nei nostri, la benvenuta nei nostri studi così teniamo conto anche. <ride> Grazie Luigi dell'invito. <ride> Io non mi formalizzo su questo. <ride> mm, poi, io personalmente ho un'idea che non è molto in linea con la Presidente della Camera. e Per me si potrebbe dire tranquillamente la Sindaco, piuttosto che la Sindaco. Ma io sono d'accordo con te. Che è brutto <ride> uh, proprio da sentirsi, anche perché se mi chiamassero il giornalista, francamente, mi darebbe un po' fastidio. <ride> Battute a parte, um, ringrazio l'On. Ventricelli per uh, l'intervento nei nostri studi. Siamo riusciti a ad accalappiarla durante il periodo di, di vacanze anche se immagino che poi già da lunedì ci sarà parecchio da lavorare a Roma. Onorevole, eh, partiamo dalla situazione locale. È stata tirata in ballo spesso nelle ultime settimane, prima mh, una chierelle con il sindaco relativa alla faccenda eh, dell'assegnazione dell della gara dei rifiuti, poi è stata eh, chiamata in ballo... Da, da esponenti del partito noi con Salvini quando c'è stata la recrudescenza della criminalità spicciola in città con le rapine in farmacia è chiaro che da lei nessuno pretende che si metta a fare il poliziotto però il suo ruolo di parlamentare del territorio impone comunque, fa sì che sia il, la persona più adatta a portare determinate istanze in determinate stanze mi perdono il gioco di parole eh, come si pone nei confronti di queste ultime due carriere? Allora, eh, cominciamo con ordine, eh, con la polemica nei confronti del sindaco, eh, o meglio, del sindaco nei miei confronti. La questione appalto dei rifiuti che coinvolge non soltanto la città di Altamura ma eh, sette comuni della nostra provincia, provincia, appunto il nostro Aro. Eh, cosa succede? In questa gara si è arrivati all'aggiudicazione provvisoria, quindi noi abbiamo un elenco, sappiamo chi eh, in teoria dovrebbe essere la vincitrice di questa gara. Ma da CONSIP, che è l'ente che si sta occupando di eh, aggiudicare appunto questa gara, ente che è stato delegato dai sette comuni, quindi dall'Unicam, non è che c'è stata eh, diciamo, un'invenzione, ma i comuni si sono messi insieme nel, nell'Unicam e hanno delegato CONSIP a svolgere questa gara. Appunto. CONSIP, che è un ente di proprietà dello Stato? Eh sì, è una partecipata dello Stato che appunto svolge gare pubbliche. Eh, in questo momento la CONSIP sta effettuando l'istruttoria um, uh, uh, sulle, no, diciamo sulle aziende che sono no. uh, in, uh, in graduatoria. Che succede? Ci sono stati dei ritardi e mensilmente noi abbiamo uh, chiamato Consip per avere contezza dello stato dell'arte. Purtroppo ci sono dei ritardi dovuti a uh, ricorsi che sono stati messi in campo dalle aziende e in questo momento alla uh, mancata trasmissione di alcuni documenti da parte dell'INPS sulla, sulla legittimità contabile delle aziende. Eh, il sindaco, giustamente dico io, lamenta questi ritardi, ma eh, che cosa dovrebbe fare un sindaco nel momento in cui la gara non è ancora stata aggiudicata in maniera definitiva? Quello che gli altri comuni stanno facendo: ovvero, hanno fatto una proroga del contratto vigente fino all'aggiudicazione definitiva in modo da essere tranquilli sulle garanzie. Avere una garanzia sul servizio e qualora il servizio non venga espletato dall'azienda, sanzionare l'azienda stessa. Io so che in questi giorni di feste ehm, l'azienda non ha in alcuni comuni non ha effettuato lo spazzamento delle strade e ehm, non ha svuotato i bidoni. I sindaci di Comuni di Penso di Gravina, Poggiorsini e Sant'Eramo hanno provveduto con un'ordinanza a intimare l'azienda di effettuare eh, il servizio. Credo che anche a Altamura sia successa una cosa del genere. Io non so se il sindaco ha provveduto a emanare questa ordinanza. Quindi, sicuramente tallonare l'azienda quando non viene rispettato il contratto e, dall'altra parte, cosa che il Comune e l'amministrazione tutta dovrebbe fare, impegnarsi sulla sensibilizzazione della raccolta differenziata. Perché noi abbiamo una percentuale bassissima con pagamento dell'ecotassa, e questa amministrazione eh, non ha provveduto a informare in maniera adeguata le famiglie. Non soltanto che tra poco partirà il porta a porta, ma che attualmente è in vigore il, la raccolta differenziata. Quindi si poteva pensare di affidare a alcuni giovani eh, disoccupati della nostra città, credo che ci siano anche dei fondi regionali su questo. Una campagna di pubblicizzazione casa per casa per informare le famiglie di cosa va messo nella carta, cosa va messo nella plastica, cosa va messo nell'umido. Una spiegazione veramente, cosa che non c'è stata perché, ripeto, abbiamo percentuali di raccolta differenziata molto basse e che secondo me ci troveranno poi impreparati nel momento in cui si passerà alla raccolta porta a porta. La proroga um, della gara precedente e mm. lo start up. Della raccolta differenziata porta a porta sono conciliabili? Sicuramente, perché eh, diciamo sono due eh, contratti, due servizi eh, distinti. Quello che io diciamo, mi rifaccio a quello che hanno fatto gli altri comuni. Eh, I sindaci hanno prorogato il servizio attuale. Con una proroga, che cosa si dice? Che tutto quello che era previsto nel contratto precedente rimane eh, diciamo, in vigore per, per tutto il tempo che resta finché non ci sarà la giudicazione definitiva. E il comune si mette anche in sicurezza rispetto a, a, alle aziende perché, appunto, si garantisce tutto quello che era previsto prima, non viene meno nessun obbligo. E, il comune, ripeto, ha anche eh, forza in più per sanzionare l'azienda quando non venga rispettato quanto previsto nel contratto. Perché il comune di Altamura, unico dei sette comuni, non fa la stessa cosa? Io, ehm, naturalmente, questa è una risposta che eh, compete sicuramente al sindaco e ai suoi uffici. Le dico che quando il sindaco è stato ospite in questa trasmissione ha fatto riferimento ad un'ordinanza della... Commissione nazionale presieduta da Raffaele Cantone, quella sull'anticorruzione, in cui veniva fortemente sconsigliato di procedere con queste proroghe. Ma questo non è neanche vero perché eh, se altri comuni lo stanno facendo, eh, penso che sia legittimo. Tra l'altro, la legge regionale dice che eh, non è possibile eh, andare incontro a una nuova gara quando ce n'è una che si sta ultimando. Un conto è se noi avessimo un contratto in scadenza e nessuno si fosse mosso. Noi invece abbiamo una gara che è in fase finale perché siamo all'aggiudicazione definitiva e in questo caso è possibile concedere la proroga. Ripeto, altri comuni l'hanno fatto, quindi è possibile farlo. Ed è una garanzia secondo me anche per il comune di Altamura. Io non capisco perché il sindaco continui a interpellare l'ANAC. Non so poi che cosa abbia risposto l'ANAC su questo perché questa risposta mi sembra eh, sinceramente fuori eh, dalla norma. E la legge regionale lo prevede, la norma anticorruzione lo prevede. Diciamo, ci sono altri sei comuni che lo stanno facendo, non capisco perché il nostro comune non lo possa fare. Quindi è possibile prorogare mese per mese? No, è possibile prorogare sapendo che c'è una gara che si sta avviando alla fase finale e ripeto, quello che il sindaco dovrebbe fare è non prorogare mese per mese, ma prorogare facendo un'unica proroga fino all'aggiudicazione definitiva. Quindi si può fare una proroga senza stabilire una data, ma solo... Sì. Benissimo, naturalmente quando il sindaco tornerà nostro ospite chiederemo a lumi in merito. Eh, per quel che riguarda invece la querel relativa a questa recrudescenza della delinquenza spicciola nella nostra sì, città. Io ho accolto l'invito anche che il movimento Noi con Salvini ha fatto durante le giornate natalizie. Come sappiamo, non scopriamo nulla di nuovo, nel, nel periodo festivo aumentano anche il, eh sì, questi purtroppo. piccoli furti, purtroppo non soltanto nella nostra città, ma abbiamo letto un po' ovunque nella nostra provincia e non solo. Um, ho accolto l'invito del Movimento Salvini a non fare la polemica ovviamente su di chi fossero le responsabilità, ma provare a costruire anche un tavolo, uh, io dico istituzionale ma anche politico, perché è giusto uh, in questioni come quelle della sicurezza che tutta la nostra cittadinanza, mettere insieme anche intorno a un tavolo le varie opinioni, le varie possibili eh, soluzioni che non soltanto il consigliere regionale, il parlamentare, il sindaco possono proporre ma anche i vari movimenti politici e ho chiesto anche a caso anche al sindaco di convocarci. Eh, presso Palazzo di Città per ragionare assieme di quali potessero essere le strade da percorrere, perché da un lato, appunto, ci sono i partiti che fanno le loro proposte, dall'altro lato, poi, in sede istituzionale, sia a livello locale che a livello nazionale, vanno prese proseguite poi quelle strade. Io ho fatto un punto rispetto anche a quelle che erano state le richieste da me avanzate in questi mesi eh, per la città di Altamura e per la provincia di Bari perché sappiamo benissimo quali sono stati eh, gli eventi che hanno eh, colpito la nostra comunità, non soltanto piccoli furti nei periodi festivi, ma eh, uno su tutti la bomba che eh, aveva eh, ucciso Domi Martimucci. A seguito anche di quegli atti avevo chiesto al prefetto e al Ministero degli Interni un intervento specifico nella nostra provincia e nella nostra città e lì eh, c'era stato un aumento, un potenziamento delle forze dell'ordine, e uh, un aumento anche dell'attività investigativa, perché noi abbiamo sicuramente bisogno del presidio del territorio, ma abbiamo uh, la necessità che poi le unità investigative lavorino per uh, diciamo, uh, eliminare ceppi di criminalità organizzata. Dall'altro punto di vista poi uh, la sicurezza dei cittadini si ha anche quando c'è una certezza della pena. Cioè, se viene arrestato un eh, delinquente, un ladro, è eh, giusto che questo venga poi eh, assicurato alla giustizia e dopo un mese non venga, non venga messo fuori eh, e, torni, ecco, e torni a delinquere. Quindi, anche su questo, abbiamo lavorato in Parlamento, aumentando le pene per eh, i reati, piccoli furti, rapine. Eh, e quindi, secondo me, anche questo è un segnale di attenzione importante su quello che accade nei vari territori. Ripeto, eh, nessuno può avere la presunzione. Di aver fatto tutto e di garantire la massima sicurezza su un territorio, però se si evita di fare polemiche su questo tema e si ragiona insieme, io penso che si possano ottenere più risultati per la nostra città. Um, onorevole, lei sarebbe disponibile ad un confronto nei nostri studi con uh, gli esponenti, con Salvini e con il sindaco? Ma certamente, io diciamo, non mi sono mai sottratta né pubblicamente né. Eh, in maniera appunto istituzionale Natural davanti a un tavolo al comune. Naturalmente questo confronto sarebbe assolutamente moderato, pacato di toni, anche perché eh, da queste parti non ci piace né l'informazione urlata né quella troppo prona. No, io cerchiamo... diciamo se, se mi permetti, Luigi, sì. vorrei anche fare un appello qui attraverso sì. il tuo studio. Sì, anche eh, anche. Mi piacerebbe sicuramente fare un confronto qui, però mi piacerebbe farlo a seguito di, un, di una tavola rotonda dove appunto veniamo qui a comunicare gli esiti Benissimo. di un'informazione incontro politico istituzionale, perché diciamo, ragionare solo su quelle che sono le nostre posizioni non porta da nessuna parte, invece mettersi a un tavolo, ragionare con il sindaco, con tutte le forze della città, di maggioranza e di opposizione, su quelle che possono essere le strategie da portare avanti e poi venire qui a dare conto di quello che abbiamo deciso, deciso, secondo Beh, me sarebbe sì. molto più utile per tutti quanti. Sì, sì, ehm, i nostri studi sono assolutamente a disposizione naturalmente a titolo gratuito, quindi non, <ride> non, non è da questo che cerchiamo di monetizzare. Per quel che riguarda uh, un'altra vicenda in cui è stata tirata dentro per il bavero della giacca, se mi permette, è l'esclusione di Altamura dal novero delle finaliste come capitale italiana della cultura del 2018. Pare che qualcuno della sua parte politica fosse quasi contento, anche se insomma, può sembrare antipatico posto così, però tra le righe di chi sentiva sua la candidatura e questa candidatura è stata bocciata, traspariva questo, questa quasi soddisfazione da parte di chi invece la candidatura non ha mai probabilmente sposata. Allora, da parte mia c'è stato grande rammarico ehm, in, in due fasi. Nella prima parte che quando non c'è stato, non si è pensato di coinvolgere anche i rappresentanti istituzionali della città, oltre che le tante associazioni che quotidianamente lavorano. Uh, sul territorio, dall'altra parte poi nell'esclusione, perché quando perde la città perdiamo tutti, non c'è uh, un, un tifare contro l'amministrazione, significa tifare contro la città e non è una cosa che uh, sinceramente a me piace fare. Siamo contenti, o sono contenta quando Altamura ottiene un finanziamento, mi dispiace quando uh, invece questo non succede, però. Io l'ho fatto notare sia nel momento in cui è stata presentata la candidatura sia nel momento in cui Altamura è stata esclusa che si sarebbe potuto ragionare in maniera diversa allargando un po' il cerchio, tenendo insieme più competenze e provando anche a sponsorizzare meglio la candidatura, costruendo un progetto che forse doveva essere un po' più eh, centrato sull'eticità della città e non mettere insieme una cozzaglia di cose come invece è risultato poi essere eh, sull'esclusione nessuno ha remato contro perché se qualcuno pensa questo veramente siamo al ridicolo, eh, ripeto si poteva costruire meglio il ragionamento e notizia di questi giorni che eh, il comune di Altamura assieme a tutti i comuni della città metropolitana ha ottenuto un finanziamento importante, su questo vorrei una parola perché noi siamo contenti: 1.400.000 euro. 1.400.000 euro. Questa è una promessa che eh, diciamo, il governo Renzi aveva fatto, ovvero che il bando periferie che era stato messo in campo da questo governo sarebbe eh, stato finanziato su tutti i progetti. Quindi non c'è stata un'esclusione di eh, alcuni comuni rispetto ad altri, ma c'è stato nella legge di stabilità che noi abbiamo approvato a dicembre un ulteriore finanziamento, si è passati da 500 milioni a oltre 2 miliardi per poter finanziare tutti i progetti che fossero stati presentati. Quindi sicuramente dal governo centrale era arrivata eh, diciamo una notizia importante, una mano importante. Dall'altra parte c'è stata poi la progettualità. Dei comuni e la lungimiranza del sindaco De Caro e della città metropolitana nel voler presentare un progetto che comprendesse tutta, tutta la provincia. Quindi, sicuramente su questo noi facciamo un plauso a chi ha, a chi ha fatto la progettualità, a chi ha deciso di eh, lavorare insieme, ma sicuramente anche al governo che ci ha messo i soldi e ha deciso di finanziare, ripeto, tutti i progetti che sono stati presentati. Quindi, su questo noi siamo felici. Quando invece la città perde, non siamo là a tifare. Magari, diciamo, si eh, sarebbe potuto ragionare meglio in fase di eh, progettazione. progettazione, provando ad allargare anche ad altri. Se ci saranno altre opportunità, io spero che il sindaco e tutta l'amministrazione voglia cogliere l'invito che è arrivato non solo da me, ma ripeto da tanti. Ehm, da tante associazioni da tante personalità del mondo della cultura della nostra città, che per fortuna ne è ricca, voglio accogliere questo invito ad allargare un po' il raggio e a includere, perché il compito di un'amministrazione appunto è quello di essere includente, non di avvicinare solo persone fedeli al, turno, al capo di turno. Uh, peraltro per precisare noi abbiamo dato già notizia nei telegiornali dei giorni scorsi però è un progetto che investe la riqualificazione di alcune strade del nostro centro storico. Questa mattina però restando sull'ambito nazionale che poi è ricaduto sul locale, pare che ci sia stata una riunione in prefettura in cui sono stati definiti o si è cominciato a lavorare per definire il numero di migranti che saranno assegnati alle singole realtà cittadine Altamura compresa. Cosa possiamo dire in merito? Allora, io diciamo, per formazione sono una persona che tende all'accoglienza, capisco la preoccupazione dei cittadini quando si parla di immigrati che arrivano nella propria comunità, però... Um, è importante anche l'accordo che è stato firmato dall'ANCI, quindi dal Presidente Antonio De Caro e il Ministero, l'accordo SPRAR che um, qualifica anche il numero di immigrati che possono uh, entrare in un singolo comune, se non ricordo male 2,5 ogni 1000 abitanti, 2,5 immigrati ogni 1000 abitanti. E questo significa che non potrà succedere quello che è successo nel comune di Cuna dove su un comune di 3000 abitanti sono arrivati oltre mille immigrati e quindi dar, dar vita a delle rivolte. Se invece questo su base volontaria i sindaci decidono di eh, ospitare nei loro comuni, in alcuni alloggi, in alcune strutture convenzionate degli immigrati che, ripeto, su una quota di 2,5 ogni mille abitanti avranno diritto a un rimborso e si potrà procedere a un'integrazione, a un'accoglienza che sia calibrata, misurata sulla comunità. E quindi, non avere delle invasioni eh, in piccoli comuni come è successo fino ad ora, ma avere un'equa distribuzione su tutto il territorio. Attualmente, su circa 8.000 comuni in Italia, solo 2.800 ospitano migranti perché tutti gli altri si sono sempre rifiutati, avendo paura dell'invasione clandestina. Con questo accordo che è stato accettato da Lanci, eh, I comuni, ripeto, i sindaci che lo vorranno su base volontaria potranno invece eh, ospitare una quota di migranti eh, proporzionata. In realtà uno si va intorno ai 175. Sì, sì. Che significa appunto avere anche la gestione eh, specifica-oculata avendo un pacchetto di risorse anche eh, per questo numero di immigrati, avendo un controllo rispetto anche a quelle che sono le attività. Se vengono spalmate su tutti i comuni, capite bene che è, è diverso l'impatto rispetto a mille migranti su un comune di 3.000 abitanti. Certo, poi se fossero spalmate su tutta Europa l'impatto sarebbe diverso. Ma questa allora. è la battaglia che l'Italia sta conducendo già da mesi e io, eh, mi spiace dirlo, in solitudine, perché eh, solo l'Italia ha eh, rotto un po' la politica dell'austerità anche sul fronte dell'immigrazione quindi eh, la battaglia importante come dici tu si svolge poi in Europa prevedendo delle quote equamente ripartite sugli altri paesi perché l'italia soffre essendo paese eh, diciamo di, di frontiera con l'abitudine di non sparare sul ecco, barcone però, diversamente dalla Spagna. Ecco, però diciamo l'italia è il primo approdo di tutta questa gente tutti questi immigrati che per la maggior parte non si fermano però in italia noi abbiamo Dati percentuali che ci dimostrano che, ehm, quando riescono, perché poi vengono bloccati alle frontiere, quando riescono, però gli immigrati tendono ad andare verso il nord Europa. Se noi riuscissimo a spalmarli innanzitutto su tutti i comuni italiani e poi su tutti i paesi europei, proveremmo diciamo, a fare un tipo di eh, accoglienza, di immigrazione sana. E eh, a evitare appunto che questa gente muoia in mare, o che a maggior ragione rimanga nei propri paesi d'origine, rischiando poi la vita lì. Io mi mantengo obiettivo così come esige la linea editoriale del programma. Però. Da cattolico. Personalmente non sono contro l'Accoglienza. Chi ha bisogno va aiutato. Da cattolico e da cittadino europeo. Mi fanno un po' paura alcuni di questi personaggi che probabilmente non vengono qui né in cerca Ma di lavoro né in cerca di altro. Quello sicuramente diciamo, il fenomeno dell'Isis ha terrorizzato tutti quanti noi, però la maggior parte di eh, quelle persone che poi hanno eh, scelto di eh, una strada diciamo, diversa rispetto a quella della semplice eh, immigrazione, accoglienza e poi stabilizzazione nei paesi, molte volte però è già eh, di seconda generazione. In, nei paesi europei, quindi non arriva con il barcone per andare a piazzare una bomba piuttosto che arrivare con un camion durante un mercatino natalizio. Bisogna cercare di contemperare sia quelli che sono gli interessi di chi arriva perché ha paura nel proprio paese sia di quelli che invece sono già qui. E che appunto di seconda generazione poi magari maturano uh, idee bellicose. Questo è il problema che avviene poi nelle carceri. Anche su questo si sta provando a ragionare perché la radicalizzazione ehm, principale avviene nelle carceri italiane, dove appunto si ritrovano eh, gruppi di terroristi islamici e provano a eh, riorganizzare appunto eh, le, le, le loro idee, le loro. Ehm, il loro pensiero, ecco. quindi diciamo, su questo bisogna lavorare su più fronti, su quello dell'immigrazione, su quello della radicalizzazione, su quello delle carceri, sono tanti temi che sono all'attenzione del governo, diciamo, su questo se vuoi potremmo fare anche una trasmissione a parte, eh, però diciamo, non si può ecco, liquidare semplicemente dicendo sono gli immigrati che portano eh, l'ISIS e il terrorismo nel nostro paese, ci sono diversi casi, vanno differenziati, vanno studiati e vanno approfonditi. Eh sì, purtroppo manca un po' il tempo anche per andare a valutare caso per caso. Passiamo a livello nazionale. Un mese fa, la data del referendum, un po' tutti, anche i tra i sostenitori del no, hanno applaudito al primo ministro che in maniera molto elegante aveva deciso, promesso di farsi da parte e in effetti ad un mese di distanza... Stando anche a quello che si è potuto leggere tra le righe per il, nel discorso di chiusura anno del Presidente della Repubblica, non siamo di fronte ad un governo ponte verso una data certa di elezione, ma siamo di fronte ad un governo che ha solo cambiato il Premier e un governo che proverà comunque ad arrivare a fine legislatura. Lo rivolgo alla parlamentare del PD Forza di governo. Non mi sembra di aver tradito un attimo quella sorta di mandato elettorale che era emerso chiaro dal referendum. Allora, a parte che non avevo fatto caso al fatto che oggi fosse un mese preciso dal referendum, eh, io devo dire che le aspettative su quel referendum per noi erano eh, altissime. E, e l'abbiamo giustificato. Eh, già dall'inizio di, di questa legislatura, questa legislatura nasce in un momento in cui non si era definita una forza di maggioranza chiara e quindi tutto l'accordo, prima nel governo Letta e poi nel governo Renzi con le forze del centrodestra, che appunto si spiegavano con la necessità di fare le riforme costituzionali e la legge elettorale. Avendo fatto una parte delle riforme costituzionali, cioè la parte che competeva al Parlamento, e avendo poi dato eh, la parola ai cittadini sul referendum, referendum che è stato appunto bocciato, finisce eh, quella forza propulsiva per cui la legislatura era nata, cioè quella di fare le riforme. Nel momento in cui vengono bocciate le riforme, cade anche il, eh, il motivo per cui centrodestra e centrosinistra sono insieme. Ed ecco perché Renzi non solo si dimette, ma annuncia elezioni nel più breve tempo possibile. Lo fa Renzi, lo fa il Partito Democratico, poi lo fanno tutti gli altri partiti, ma per motivi diversi. Sì, il Partito Democratico dice che si va a votare perché è finito e si è esaurito il motivo per cui era nata questa legislatura. E io credo che sia così. Più che legislatura, questo governo. Anche la legislatura, perché nel momento in cui il governo nasce con, eh, con l'accordo appunto di centrodestra e centrosinistra. Ma nasce per un obiettivo. Nel momento in cui l'obiettivo non si realizza, cade il governo, ma cade anche la legislatura a cascata, perché non è più pensabile che centrodestra e centrosinistra possano stare insieme. E se lo sono in questa nuova fase con il governo Gentiloni, lo sono solo perché bisogna fare la legge elettorale. E questo non ce lo siamo inventati noi, ce lo dice il Presidente della Repubblica, che è il capo dello Stato, che è il garante dell'unità nazionale e che è il solo che ha il potere di sciogliere le camere, non lo fa né il PD né i partiti di opposizione. Ovviamente noi sappiamo che abbiamo un tipo di legge elettorale alla Camera, che è di tipo maggioritario, e un tipo di legge elettorale al Senato, che è proporzionale. Andando a votare con queste due leggi, noi ci ritroveremmo con le percentuali attuali che abbiamo, con un paese spaccato in tre, non ci ritroveremmo un governo, quindi sicuramente si andrebbe di nuovo ad un accordo fatto nelle Camere. Quindi è necessario fare una legge elettorale. Io non credo che questa sia eh, una legislatura che va a scadenza naturale 2018, perché appunto eh, l'obiettivo che è stato dato al governo è quello di fare la legge elettorale insieme a tante altre cose, perché non è che ora il governo sta fermo solo per fare la legge elettorale, ci sono tante altre questioni da chiudere. Però l'obiettivo principale è quello di fare la legge elettorale e di andare a votare. Bisogna capire eh, che tipo di legge elettorale. Il PD ha fatto una proposta, che è quella del Mattarello, che consentirebbe ai cittadini di individuare il proprio rappresentante per fare un caso, diciamo, il vecchio collegio eh, del nostro territorio, sarebbe Altamura, collegio. Gravina, Santermo, Poggiorsini. Quindi ci sarebbe un candidato unico per questi quattro comuni, riconoscibile da tutti i cittadini e vicino. E si voterebbe col proporzionale o col maggioritario? No, con questo sarebbe il Mattarellum. Il Mattarellum ha una quota di maggioritario e una, una piccola quota, di, quota di proporzionale. Ora bisogna capire che tipo di modifiche si apportano al Mattarellum, su questo i partiti devono dire la loro. Il PD, che è partito di maggioranza relativa, ha fatto un'altra. Questo tipo di proposta. Mi pare che alcuni partiti, eh, noi con Salvini, eh, Fratelli d'Italia, eh, siano diciamo aperti, disponibili a un dialogo. Forza Italia è sul proporzionale, 5 Stelle non si è capito ancora su che linea voglia andare, perché prima ci diceva che era per il Mattarellum all'inizio legislatura, me lo ricordo bene perché noi avevamo fatto una battaglia su questo, io con il vicepresidente Giacchetti e tanti altri, avevamo fatto una battaglia sul Mattarellum prima di arrivare all'Italicum e 5 Stelle erano con noi. Poi eh, abbiamo votato l'Italicum e loro hanno attaccato quella legge elettorale, salvo poi dire che eh, vorrebbero invece adesso l'Italicum, come modificato dalla Corte Costituzionale e addirittura esteso al Senato. Quindi eh, diciamo, capire un attimo qual è la legge eh, su cui trovare l'intesa più ampia possibile all'interno del, del Parlamento e poi eh, andare a votare nel più breve tempo possibile. Riuscirete a farci votare prima del fatidico 15 settembre? Ma io, Lo diciamo, so che può no. sembrare una domanda capziosa, perché lei è una dei 602 parlamentari. Allora, io diciamo su questo: se mi permetti, sì, voglio sì. anche dare un attimo un elemento di chiarezza. I parlamentari alla prima legislatura sono stati accusati di voler arrivare alla data del 15 settembre per poter percepire. Uh, un vitalizio, innanzitutto non si tratta di un vitalizio ma è una pensione che verrà percepita a 65 anni, io ne ho 30, per arrivare a 65 non so neanche se ci arriverò sinceramente, uh, auguri, cioè, però dico, me ne servono altri 35 anni in cui dovrò fare qualcosa, quindi sinceramente il mio pensiero non è quello del vitalizio, della pensione a 65 anni, però devo dire anche che i parlamentari versano uh, quasi 1000 euro al mese. Per poi poter percepire eh, quei 900 euro a 65 euro. Quindi diciamo non stiamo eh, rubando nulla a nessuno, è un sistema di previdenza. Io anzi direi togliamoli andiamoli invece a, uh, a sommare agli anni diciamo, di pensione i contributi che ciascuno versa sinceramente a me la cosa che, che dà fastidio è che a 30 anni essere arrivata in Parlamento in punta di piedi cercando di svolgere il proprio compito essere paragonata a chi per 30 anni invece ha avuto il vitalizio e eh, la vera casta in questo paese, io non ci sto eh, sinceramente proprio quello che eh, ho detestato dall'inizio nel momento in cui ho cominciato a fare politico, ho sempre contestato mi sono ridotta lo stipendio senza fare pubblicità da nessuna parte, ma con le attività di beneficenza che ciascuno di noi svolge nel, nel proprio privato. Quindi essere accusati di non voler andare, io parlo per me, di non voler andare a votare perché bisogna percepire una pensione è veramente un'assurdità. Io le ho posto la domanda proprio perché mi rendo conto che mh, anche se una buona parte di quei 602 al 15 settembre comunque cerca di arrivarci con le unghie, non tutti, i 602 stanno comportandosi in quel modo e Ah, diciamo speravo io, proprio che emergesse questa sua non appartenenza, anche con qualche amico che mi ha chiesto delucidazione. Ho cercato un po' di spiegare innanzitutto il cambiamento che c'è stato. Perché prima c'era un sistema retributivo, ora c'è un sistema contributivo dove appunto il parlamentare versa dei soldi per poterli poi percepire a 65 anni. Cioè, prima c'era un'assurdità per la quale io mi ricordo l'esempio dei radicali, i deputati radicali, dopo un giorno, una settimana, si dimettevano per far entrare. I loro colleghi in modo che tutti potessero percepire i vitalizi. Cioè, questa era l'assurdità del sistema italiano. Cosa che finalmente non esiste più. Da questa legislatura non esistono più i vitalizi. Si tratta di contributi previdenziali. Ripeto, la proposta che io ho fatto insieme ad altri colleghi è quella di um, non eh, diciamo della restituzione come qualcuno anche cioè, diceva per riempire anche l'ipotesi sì. di uh, indennizzare. Ecco. Di 602 noi invece non, non solo, con, con uh, 50.000 eh, euro noi abbiamo detto: Noi non vogliamo questi 50.000 euro, vogliamo che i soldi che abbiamo versato mensilmente vengano sommati ai contributi per cui, diciamo, uno poi andrà uh, con quelli in pensione, punto. Mi sembra che sia una cosa uh, normale. E senza che si tolga nulla a nessuno e senza che qualcuno accusi uh, un parlamentare di voler rimanere attaccato a una poltrona uh, per percepire, ripeto, una pensione a 65 anni per chi ce ne ha 30, l'ultimo pensiero è quello della pensione. Sinceramente, eh sì. uh, siamo in chiusura, purtroppo ci sono molti temi che avremmo voluto sviscerare. Spero di avere la nostra ospite appena possibile. Un'ultima domanda. Riguarda un ritorno del tamburo, una cosa che molti non sanno. Lei è presidente di una squadra di basket. <ride> Anche noi, eh, finora, un po' per rispettare la par condicio, mm -hmm. un po' per altri motivi, non l'abbiamo mai detto neanche durante i nostri programmi sportivi. Questa sua passione da, da dove arriva? Allora, eh, Presidente della Federiciana Sì, possiamo... della Federiciana Allora, sono un po' di anni che io seguo eh, alcune, alcune attività sportive locali poi devo dire che l'approccio alla Federiciana è arrivato sempre tramite il partito perché uno dei <coughs> giocatori e dirigenti è un mio carissimo eh, amico de del Partito Democratico che eh, dall'inizio della mia attività eh, da parlamentare, quindi oltre tre anni fa eh, mi ha chiesto diciamo, di supportare le attività della squadra io quindi in questi anni ho, ho dato un mio piccolo contributo per far sì che eh, i ragazzi potessero mettere sulla squadra e continuare nel percorso quest'anno poi per alcune vicende eh, societarie che ci sono state al loro interno eh, hanno cambiato il presidente cioè, e mi hanno chiesto se eh, il mio supporto di questi anni si volesse poi tramutare in qualcosa di più e, e mi hanno chiesto di, essere, di diventare presidente Lei di questa è Un squadra. presidente vero o è un presidente onorario? No, no, sono un presidente vero, io ci tengo, <ride> ci tengo a questo ruolo. E devo dire che ora, diciamo, nei prossimi giorni faremo anche una riunione, un incontro con tutti i ragazzi. E sono stata molto contenta del ruolo perché oltre, ripeto, al sostegno che c'è stato in questi <coughs> anni, ehm, c'è stata una volontà, un'anime anche di, di includermi in maniera... Eh, maggiore all'interno della squadra quindi sicuramente diciamo, è stato per me un motivo d'orgoglio e poi sostenere il basket che ad Altamura non, non ha avuto sempre a parte gli ultimi anni non ha avuto sempre grande visibilità perché non c'è solo il calcio ci sono anche tanti altri sport a me piace tantissimo la pallavolo, mi piace tantissimo il basket e quindi eh, ho voluto continuare a sostenere questi ragazzi Benissimo, eh, siamo davvero in chiusura, io devo salutarla, spero eh, di averla nostra ospite quanto prima, vuoi, compatibilmente Luigi. ovviamente con i suoi impegni perché mi rendo conto che vivere tra Altamura e Roma è abbastanza complicato. La puntata odierna dell'obiettivo finisce qui, ringrazio ancora l'onorevole Liliana Ventricelli di essere stata a te. nostra ospite, credo sia il primo ospite donna nell'obiettivo, andando così a memoria. Bisogna sollecitare la... La presenza femminile non solo in studio ma nella politica altamurana. Io appartengo a quelli che dicono che eh, uomini o donne, purché meritino, debbano essere votati. No, ma quello però sicuramente non solo le perché. Sono... Ossa, mi sono un no, po' antipatiche io... non, non le nasco. Questo sfondi una porta aperta, però credo che eh, l'impulso che, che provenga appunto dalle donne sia diverso rispetto a quello maschile perché le donne sono più concrete, sono più fattive. Quindi, secondo me, è bene che ci sia anche una maggiore partecipazione delle donne nella vita politica altamurana. Ragazzi, della mia redazione di La Ringrazio, visto che sono <ride> donne, ringrazio anche metà della nostra proprietà visto che è femminile e per questa sera è davvero tutto di nuovo grazie all'onorevole ventricelli grazie soprattutto a voi telespettatori l'obiettivo torna domani vi ricordo gli orari chi ci ha seguito in prima battuta alle 21.30 potrà rivederci questa notte mezzanotte e mezza poi nelle repliche di domani alle 14.30 e alle 18.30 in ogni caso subito dopo i nostri tg buonanotte a tutti